Salute. Allora, ci ritroviamo oggi per il secondo seminario nella rivista Rigiro. Oggi accogliamo dunque a Lucia Santucci, Patrizia Gattagega e Rosa Maria Ottavi in visio oggi con noi. Dunque, questo lavoro si scrive nel quadro di un progetto di ricerca di l'UMR, l'ISA, Luoghi, Identità, Spazi e Attività. L'idea dunque sarà di pubblicare una riedizione critica di la rivista Rigiro, che la stronde, che Lucia Santucci ci ha fatto viaggiare di Borta con noi oggi, ci ne parleranno dunque le nostre tre invitate. Allora, l'idea di organizzare questa giornata piuttosto irriga oggi, piuttosto l'8 di marzo che uno è per via della giornata internazionale di diritti e ONE, ma per via di problemi logistici l'abbiamo fatto l'indomani, ma non facciamo nulla, di maniera cioè fa di tutta la nada, la giornata di diritti e ONE. Dunque, è molto più interessante da nostra parte che Rigiro è stata la prima rivista a cogliere autori femminili a scrivere in lingua corsa. Dunque, c'è quantunque qualcosa che ci voglia annudare. E per principio, vi voglia domandare, secondo vostro, se era stato un femminismo un riacquisto e se è giusto di parlare di riacquisto di diritti delle donne. Se inteso parlare assai di poi 40-50 anni di un diritto di uodo dato da Pasquale Paoli, che corrisponde più o meno alla verità storica, ma in divati, che piazza hanno avuto veramente eone di Staleo, diremo di 70, in tutte le mosse socioculturali di Corsica fino a ora. A ringraziarvi. Allora, guardi chi comincia, Lucia, vuoi cominciare? Se posso dire qualcosa, per me... Non ha mai opposto a donna e l'uomo, anche se c'è i rapporti di dominazione, di stato familiare e tutto, ma sono stata arrivata per un uomo che voleva che le donne siano una piazza della società per fare studi. Ma ora è partito in 46 perché era un esilio economico e ha quattro femmine. E ha detto io parto perché le figlie fanno storie, non c'è mai letto di donne e di uomini, e non c'è mai letto di andare in casa, dove fare tutti i safari di casa per aiutare la nostra mamma. Dunque sono stata arrivata per un uomo che ci ha considerato come essere umani e mica una donna, non è mica fratelli, è stato un bene per noi. Perché non si sa mai ciò che lui accade, ma mi sono mai sentita, anche se oggi sono sempre dell'aiuto, del combattere, del dialogo che non hanno mica esodriti. Voglio dire che la mobilizzazione non è mica, per me, se volete, un mondo è tondo, e da un lato c'è la donna, da un lato c'è l'uomo, e siamo complementari, cioè mica fa sempre un'opposizione, anche se l'altro è un'inconvenienza. Non voglio mica sbagliarmi di lei, l'altro non è mica finita, e c'è sempre un lavoro a fare, ma la scrittura dietro di noi una maniera di biasro biazza per le donne, ed è stata in rigiro una maniera di biasro nostra biazza. Ma non era, io non ero mica troppo gusciante, ma non ho domandato in 1978 di entrare in rigiro, sono entrata in rigiro come entrare in una casa, due amo casa, sono entrata con l'aiuto di due terra morocchi. Ma non mi voglio mica queste questioni. E manca l'uvenzo, Ecco, ciò che pensavo. Bon, io sono proprio da consento con te e sono stata allevata come te anche per usare a 5 fratelli. Dunque, ma per arrivare a proposito, agli anni 70, io sono stata dunque una torre subito, da zidere la bostoghia a Zabede, un mio percorso è cominciato un liceo con un professore che considerava tutto il mondo di modo barro, e so due zidere che hanno cominciato a creare. Qual era il tuo professore? E il Radiago Mugliera, tutto il mondo a Zà. E dunque sono due zidere che hanno cominciato e prima a creare così le sue canzoni. E poi c'era all'epoca c'era Juan Francesco Bernardini che egli si capivano qualche padre l'ande i gurido all'epoca. Dunque dirà sta mossa siamo stati via di noi giovani dentro, ma per arrivare a Biazza di Alona
a tempo de arrivista, ma de arrivista, bon, Lugia aveva detto so intruda con l'aiuto di Giovantera Moro, che dirà come se può entrare in qualche gruppo appena gioso e ciò lì a essere accompagnato da uno che faceva i aperti di Udiercio. Ma Lugia era una di prime, è stata la prima a entrare su Udiercio l'iderario e noi vemmo Berte, io faccio Berte e penso che la nostra amica di noi fanno parte di Salevano, a Gidion Diedo, buchissimo giovani di Uligeo, che i nostri professori ci incoraggiscono a scrivere. E dunque, ci siamo ritrovati così, da rivista io penso che c'entro a un numero 7, e c'è l'anno di meglio di noi, e penso più qua, legge Ottavi, ma è l'Ottavi dirà in decanta o bobulo gorsu. Allora, Guidinu c'è un affare appena speciale, perché canta o bobulo gorsu chi si crea a poco presso, si crea in 73 o rigiro in 74. Canta o bobulo gorsu chi si dà un nome di o bobulo chi canta, non si dà nemmeno una donna. Dunque, gue, c'è da bonesi a questione come è al momento là dove Anna Rocchi cada entra in un gruppo, ma Anna Rocchi sappiamo che è figliola di cantatori conosciuti di Uozio e che ha usato un gruppo Dunque noi e lui e Badrizie abbiamo fatto il nostro piccolo duetto e di quando in quando ci andiamo appena a cantare con i nostri amici di Canta o Bobulo Gorsu, ma non facciamo mica proprio parte di questo gruppo qui. E ciò la considera e ciò la osserviamo anche a distanza, diciamo che su gruppo, in fin di conto, c'era di tutto, c'erano eti, c'erano zideli, c'erano uomini di ogni età, di ogni categoria sociale, ma donne ce n'era poche mica. Dunque io non voglio mica dire che abbia salito a Onna è stata come dire voglio mica dire che non aveva mica primura, ma penso che a questo momento qui c'è stato un rinculo di beta abbia salito a Onna della società di Uria Cristo per via Ghici lì a fa bene una madina da una madina di divorzio di beta un stato. Quando entri a 90 scena i cantarini erano in studi come sull'Adi, erano quasi in guerra, infine erano in guerra. E dunque si sa di noi che una boghi vedevano Berte lì in fronte e che così passava così e che allora non aveva mica troppo la sobietà, ben che allora, e come l'ha fatto sempre, penso, era una lavoratrice in l'ombra, perché la donna, anche se non era mica messa in avanti nella scena, ma si sapeva che le si sono piegate in un movimento politico, erano militante, ecco, e poi dopo erano di tanto in tanto qualche creatrice che facevano la strada in noi e non siamo mai stati impedite in onda. Non ci hanno mai detto cosa da vantare, al contrario. Voilà. E penso che forse Alona è la stessa, una mica avuto l'ambizione di entrare in questi gruppi, di farsi a sobietà, ecco, forse dirà così. Ecco. Se buon pide, appena ci ho visto il percorso che Patrizia, bon, sono stata le vada in paese, dunque parla la lingua, interessa me a mo lingua, questo è stato un fatto naturale per me. E Uboabu è giunto do Bavara e era nato in 5 e io sono nato in 55. Dunque, all'età di essere Uboabone, ha ricevuto una cultura che corrisponde di più a usare il nanzo di Gerardio. E
pour Diug a dû imprenter ou vol et d'aimodi et ce stade à l'éwad d'issam du gui. Ma do bougandozo intro d'alige ou gors ou une ramica brisante tra di joano te o di ligean et so du tambastia in setant adre et tchiboulsou du. Que d'un dit si à scola normale est d'obou, per idroa, si de, enfin, on parla tra di joigni, digeremo, hein, naturale. Donc, so d'unta in à scola normale in 73, et puis, donc, so stada normalion, douyan, et j'ai qui qu'a du bonichou da Pasquale, et donc, et que naïmo fréquentad, ou à quand au boulou gors, et tout à sa moindre di ou zétante qui sera mes en bal, et à diaouda fourtouna d'avec ou mes bidjina, diazépina paul, y a mama di migué, et donc, disant si ganti maravilleuse, et qui dit une fortune, dit la sa possibilité de manière naturelle. Donc, sorti de la scola normale, a du vatagonichance a dit du enterre amouroc, et donc, presque a du vatagonichance a dit l'ougie, qui pas quelque chose mouridro et trimindou, d'un stade ou naïach, ou pe principia ou gors intégrat d'une de nos trois scoles. Donc, déjà, il nous est tant à Jink, aux étantazés. Si maintenant, des nous gosses intégrés, et nous avons prévat tous scola d'une manière bislingue. Et donc, péripédion y a rigir, ou personnellement, on avait rébima et mandat, donc, on scrit ou à rigir aussi, parce qu'on est Miami qui a peine mouche à bountad, et au misantiami qu'un poète, un productrice d'écrivit à Gondaya Vison ou bien à Moscou, p'exprimer mes sentiments, il m'a un ami qui a ça, il m'a dit d'andar vers son public ou une production. Et donc que par rapport à Rigir ou bon, connaissez à ça, il y a du enterre, à mon à Diago Mouvouzine, qui dira un piccolo barente, donc la douzaine prégnonichoud, et à Yahou Danke, ou à Vourtoun, à Davet, comme les professeurs et la Djin, ou à Diago Moudière, à Inchervion, à Tampoisé, donc la Diago d'Inchervion, et comme les professeurs à Ougoulet. Donc, comme Patrice, soit à peine à Stada, il ne s'en vient, ça lui dit. Di sa cultura, di ricerca, di valorizzazione di lingua, dice radio. Ecco. Dopo, per Iwan, a Biazza di Aon, andas ugida, sono stata leuada da un babu che aveva tu avar e che considerava che Aon era l'uguale di un uomo e dunque hai una mamone a poco presso dalla stessa età di un uomo. Et à mon maman, elle a sempre été, ou cholabat, et puis pegolania austravida, et puis aller au austrivioli, en cousin de l'austrimaridi. Une aona deve se maestra di azovida et di usaben. Voilà. Écoute. Donc, si moi, pour goubrer son nom, ta listesse, ni barre. Non, ta listesse, manière est ben ça. Il est intéressant ce que la hige. Per bi agi quando tu parli di Giontera, quando tu l'hai ammintato di noi, di Iagomo, ciò l'ha ammintato di noi in giro, giusto appunto, diranno animatori arrivisti, ma diranno animatori in una mansa da fare, diranno animatori in desa scuole, tutte elle, Giontera, Iagomo. Feci avevano una pedagogia che era basata giusto appunto nell'imparare la lingua, la creazione, e impuntavano i zideli a fare creazione. E di così che è nata scuola aperta. Scuola aperta è importante a Mintual, perché a Mintual sta solo, che forse ne ha fatto Berta e Lucia.
chi dirà io appunto dirà sa sguadra qui dirà non sguadra insegnanti che avevano un medo di non parere assai originali e che gli idei vedevano cantare ci la dico una affare che quando gli dico voi siete tanta zina e mi primo stagio di lingua gorsa di un termine Romi Marcella Coaviva qual è Giradona Jackie Biancarelli bon, sinon mi dice non nulla per noi dire come un fuoco è un fuoco, ci diamo un fuoco quando abbiamo conosciuto da Jackie Biancarelli parlava di Aragon che di fare così ma è un scambio sempre in lingua gorsa ciò che ci dovevamo fare quando tua mente è a scuola gorsa ci dovevamo fare con tutti i momenti d'accordo, non abbiamo nulla partiamo di nulla bon, partiamo di un nostro saper di insegnante sappiamo in francese ciò che era pedagogia non è anche difficile di tradurcela ma in cui scuola gorsa abbiamo cominciato a fare tutti gli argomenti ma riguardo una te io di parlo di scuola aberta scuola aberta ma scuola gorsa mica gli stessi no ma scuola gorsa con Jacques Thiers in casa di un terreno c'è un'altra scuola gorsa questa dirà la nostra dunque abbiamo cominciato per esempio una te per compone e vi la strucca ma ci campavamo dirà qualcosa di meraviglioso perché ci baria di rinascere dire una rinascita per noi ma io so sempre indossilea come se si dia né donna con uomini né dire una persona a Zugida era forse mica come aveva io posto che oggi si vede sempre tutti i combatti che da abortaboi a dibeta se problema ma e ma udo su tempo speciale di scontri che ci li ha fa a me mi pare che uva è stato più importante in tutta la nostra storia ci li ha fa non ho mica idee né teorie né ci li ha fa e ha fa presto perché le idee le hanno gusti tutti i giorni ci li ha a mangiare queste idee e uliano ci li ha nutrisci e per questo infatti ci siamo ritrovati in questo stadio e siamo tutti diventati consiglieri pedagogici orsi tanto in questo stadio naiaccio oggi come? Dico che infatti siamo tutti diventati consiglieri pedagogici di orsi quando siamo sortiti questo di noi che era bello insegnanti è la nostra storia e oui è la nostra storia. Vivuli a domanda chi va portare a scrivere al principio? Allora, ciò che non va portare a scrivere, ciò l'ha detto che ha cominciato per la traduzione di Lorca. Non so mica se avete fatto spagnolo a scuola, io ho fatto spagnolo, non ho mica fatto italiano, dunque non ho mica un'altra lingua romana per specchio. E quando io vengo in 76 a suo stagio, faccio di un termine ciò che gli ha tradotto i tre re di qui allora lui mi dice ma allora posto che tu sai va qui ce la scrive io ho la scrive non ho mai scritto non ho mai fatto le traduzioni dunque mi sono impegnata a scrivere ed è così che mi ha detto hai il droit a morire ma cominciando per la traduzione perché sa lingua di Lorca e la poesia e il canto rondo sono cortissime ce l'ha detto assai con poche parole e questo è il più difficile e mi pare che la nostra lingua bon, sappia cantare canzoni tradizionali perché da Movami e loro erano tutti improvvisati a Buliava questa ma non era mica un movato dire di avere come questa lingua pulia essere come dice radio pulia essere di un'altra maniera a partire da altre cose di vita, mica tradizionale, non è mica contro la tradizione, dirà Odinca, e noi siamo tutti per scrivere ciò che è risente a lei come mica come donna, come essere umano, non posso dire che è così. E tu, Patrick? Io avevo conto, io giunta infatti da Zide la scrivi con Moabu. Perché un moabo lo scrivi a poesia tradizionale, ma e mi vedi avere come
Oui, à l'estro, donc, a imparato così in prima quadraizione, dopo sono giunta al liceo. E Giacomo ha domandato un giorno qual è che voleva mettere una poesia in musica. Era una poesia ai filippini, era Nave Corsaresca, quella è la prima canzone che ho messo in musica. A volta dopo, c'è Patrizia che ha detto, boh, ma anche io voglio mettere una canzone in musica. E dopo ci siamo ritrovati così e abbiamo camminato scrivendo le nostre canzoni e domandando a Giacomo di scriverci. Abbiamo fatto i nostri dischi, eccetera, che è la storia conoscita. Ma ciò che volevo dire è che, concretamente, giusto appunto, a letteratura, a nascidoglia, di origine, penso che gli intellettuali che hanno creato questa rivista, che prima un po' sono a Parigi, un po' sono a Corsica, hanno un'idea, hanno un programma, hanno un progetto, non partono mica così, hanno un programma proprio stabilito, un progetto di autonomizzazione della letteratura. E dunque qui ci vorrà a essere creativi, per portare la letteratura un'originalità cada va chi potremmo dire che la gente è una letteratura corsa. È così che noi vediamo entrare dei testi tutta questa creatività a tempo di raizione per affari più moderni. C'è l'influenza di tutte queste gente che hanno frequentato, mi parli di quello che parlava d'Aragon. Eh beh, Jacques Biancarelli che parlava d'Aragon, ma tutti questi intellettuali che avevano fatto i suoi studi nell'università francese. Un poeta, dico un poeta perché per me è un gran poeta, come Giacomo Vusina, che è un astro che poeta, è professore emerito dell'università, questo sappiamo, ma per me ferma un grandissimo poeta. Giacomo Vusina ha frequentato a Lebiga in Parigi tutti i bue di conosciuti di usurrealismo, e scrivi in una rivista francese che si chiamava Le Puy de l'Ermite. Dunque, tutte queste influenze che l'hanno avuto, il simbolismo con Giacomo Dierre, il surrealismo con Giacomo Vusina, hanno portato a creazione originale a tempo influenzate dalla nostra tradizione, ma di noi, da tutto ciò che l'avevano imparato e da tutte queste collaborazioni che erano nate con gente che scrivevano francese, con Ugurante di Lebiga. Ecco, dunque, e di una rivista, come voi vedete, anche a Sovatura, che è assai moderna. Mica una rivista di bianca o nera, bon, come a Vandera, ma il grafismo, anche se bobbia dentro ci sono i disegni, di qualcosa che per l'anni 70, quando ho figliato, mi dite, come le moderne. Tu hai menti a Fusine, a Thiers e a Jacques Biancarelli, ma se vuole, tu hai letto, vogliamo fare una rivista di poesie, eccetera, ma c'è per me un testo di fondamento di Reggiero, che è quello di Domenico Antonio di Reggiero. C'è una barra leggerlo, a ascoltarlo, a registrarlo, poi a cantarlo un giorno. È veramente qualcosa di... Qual è il suo Reggiero? È un adorale, è stato cantato. Penso che dia Reggiero. Reggiero è un adorale, è stato cantato da Rialzo negli anni 70. Reggiero è un adorale sculturato nell'anno lui usando. C'era un teatro di noi. A Rimigna c'era... No, non ha mica detto una rivista di poesia, parlava di Bue da Fusina, ma di una rivista che si dà tanti affari. Ma c'è due testi per me poetici che sono veramente due pilastri. Il è quello di Giovanni Azepouvran, che è biscosmica, ogni tanto so io lei, che dirà veramente in avanzo per tutti i tempi d'odio. Volete leggere odio, volete cantare n'importa quale, volete n'importa quale, volete tradurre n'importa che lingua, parla di l'universale di un mondo. Io penso di l'universale, e mi baghi qui. E abbiamo cominciato a entrare veramente in cos'è tutta la nostra tradizione per essere universale. Non voglio mica dire che non è mica universale, perché tutti i paesi del mondo hanno cantato la poesia.
a boesir a ganta da l'origine. Ma qui entremo d'un altro un altro gigolo, come tu dici a Nanzu, di una creazione, ma come diciamo, a pro di l'abertura. Di un'abertura. Ecco, perché ci riproveremo sempre di sediose, l'isole sottiose, zimudiose, ci rinchiusiamo in un paese, in una famiglia, non è mica vero, perché se lui dice di voler di un'importa che lingua, tutto il mondo capisce di lei. Si può forse leggere, no, Lugia? Se tu l'hai visto, e là, tu l'hai visto, e dopo, come dico, adesso di Geronimi è stato cantato da un gruppo. Un gruppo di cantatori che era diretto da Cristofano Magdaniele e Domenico Galea a Lebiga e che si chiama Urigiro e che cantano dunque su destro fondatore Urigiro. È magnifico. È un adorale. Per me, la Giulesso era veramente un'emozione, ma carica d'emozione. Non sapeva più dove era. E quando rileggio, ritrovo questa emozione, perché per me la poesia è. Una parte prima che tutto, non sa scrittura, di l'emozione, non c'è mica emozione, l'emozione è ciò che mi muove. E beh, qui mi mosso, mi commosso. Sarebbe anche interessante di sentire la versione cantata. Se l'usibo annota internet circa di un'antona plataforma, rialzo, urigiro, e così, bene le di un passo, e poi riamusente si Nicola. Urigiro, i varoni di Sara Nuladia diertiano urano e fagenu diertiu adutiadu. Adutiadadu. I don d'inziridi e sbarulidi di manelli sfasciadi calpistradi dai uoi. Giri, rigiri e sopragiri di uoi che bogano di dondu in lumentre di udondu di ubrimociu di uoi e gumuniste luneru gola e fala e fage diertin dell'oro iabaia. Udribiu, chi si drescina a goppia, gordo e tondo come l'ou, gira anche lui e fage dierti a mesa e milaia di dondi i ranelli di urano. E poi, certi un maio qua su, tutto rage e fogo, agorda e accorda e a sta file in mano quante da esse in un muio di ugosimo l'uomo starito a mezzo e sorace a sfiera di genulora a un rilogio maestro c'è l'uomo che die u balu e che die elu alea da dare a ugelu è tutto un simbolo e dunque di quello che face a lei con tutto l'universo dopo, bon, volta quello che va e torna volta di su dierci questa simbolica di dierci che bene è qui la idro a musica no, ma giusto un pezzuccio ma fare un studio giusto un pezzuccio per far sente per far di sente. Dell'anni 70 diranno quantunque dire una musica che non ha nulla che vedere con quella che canta il Bobulu Gorsu questa
d'una sperimentazione d'un gruppo di giovani che hanno capito di arrivare a rigire per fare la creazione. Ecco. E dopo hanno riunito a cantare il Bluegurso, che gli hanno Cristofano o Domenico Galè, hanno lasciato a rialzo e si sono impegnati in cantare il Bluegurso. Et boy, Madame Ottavi, qui va pour toi d'inscrire? Ah, alors, un mec qui m'a pour toi d'inscrire, in fatti, quand je suis allée à l'école normale, je suis allée subito à canter au groupe ou dire canter au Bouboulougours, donc, parce que j'ai écrit, il y a déjà, ça y poésie et tout, et in quel stade où. D'ailleurs, dire à mon goût, Marcella Coavi, Duante, à mon Jacques Biancarelli, on a du mal à l'impression de ces poèdes et de vous inscrire à vous ennuyer la haine. Hein. Donc, à vous imprescrire, tout bien exprimer à mon manière à d'essayer mes sentiments. C'est bon, Fidia de Nantes à Rigir, ou Troéred, ou Nadal et Diujuc, ou Bondier. Après ma poésie, à Gadiouvat, ou Béomoviol, ou Gandel, ou Zobrim, ou Nadal. Alors, à Diuscrit, ou Gandou, Gandou et Ranchint, à Gandou et à Bertouri. Mais sont tous inscrits, Gadou de nous, nous permet, Perel, ou Miserébimik avec nous, d'Anda. À proie à scrire à falisort notre narriviste au divan libre. Dobo a du script pe bisogno perché come l'hai già prima Lugia ci si moridro in scuola un tiranunda. Donc codiantera e mo comincia da scrivere filage troc e poesie folle e so cascada in sabignata gui et donc a du vatu assai vol e bei d'idei e la du publica de quasi tutte a canopé. Donc a du comincia a sorti i libretti perché chi travaillava a mo a vol per imparare o gorso, donc imparare a lingua oggetto, ma di nu fa passare dopo a lingua strumento, voli di à part d'una vol, puis travailla in toutes les disciplines, storia, scoperta du monde, ou pas comprendre. Donc, que di un fil qu'on a du mai arrestado, di boi che sono diventata maestra in 75, enfin, sono entrato da scuola normale in 73. Donc, a du continuado et donc, surtout, allo cacciato un libretto, non so se beri deva, non ta scrano. Voilà. Donc, libretti gusi qui so distribui in de scuole bislingue e qui stanno, e muvato cu Pasqualina, Pergola, Marite Tomasi e è muvato aspettate con Gerchi è muvato dunque un medo di lettura dunque gira un mondo a cava la due lingue e su medo sa podia non ta folle e mi la dimostra aspettate ecco. Alors, ça, c'est l'album d'Ivol et qui couvre ognun un continent et donc à travers ça, tous les continents, ils s'y partent dans la parerie di la lingua in toutes les disciplines et s'emparent à l'aide et à scrivere in francese et in corso.
Donc, ce document, les Mugompiu, et sera une avertida de l'album est déjà stata distribuida questa da Escola Moderna au GP. Le libre d'en parer concerne i Gorsi Brebaradori et sera distribué le 10 septembre donc, et permet de continuer à suivre le GUI. Il suivre et l'expérience de toutes les quatre ou de conseillers pédagogiques qui ont travaillé toute notre carrière dans ta sous-jouée. Pour les chats, en fait, qu'arcosa ai giovani e continua usolco. Ecco. Beh, qui vi è anche ciò che l'ha detto Lucia, con ciò che la dice la Maria. Si vede il lavoro che l'hanno fatto gli insegnanti quando erano quelli giovani, sotto l'impulsione, cioè la dire, io ho un terremoto che ho più, chi è lo dirà. Maestro di già che aveva fatto la scuola in Loredo, di Gorso, e chi dirò militante di la lingua come noi sappiamo, e chi aveva sestro di noi, di Grea e di va, e che si è strascinato da Redaello, sguadra i giovani, chi ancora, so, nel suo vilo qui, e che non hanno mai arrestato di promuovere la lingua, di lavorare per la lingua, di costruire per la lingua, ecco. Posso parlare di un'esperienza che ho fatto con Romy per parlare dell'universale. Noi eravamo consigliere pedagogico, formata da Lanteramo, e dopo ella aveva una via di consigliere pedagogico per ELCO, Insegnamento e Lingue e Culture d'Origine. Erano gli studori di paesi stranieri, arabo, portoghese e un altro, non so più qual è, che facevano la scuola nella sua lingua. Dunque, abbiamo lavorato insieme perché sapevamo ciò che era il linguismo, sapevamo ciò che era di andare a scuola con la nostra lingua, perché abbiamo imparato il francese a 6 anni. Stavamo in paese, tutti i bambini imparavano il corso, dunque sapevamo buongiorno, s'il vous plaît, merci, s'il te plaît, merci. E quando andiamo a scuola, dire la nostra lingua, ci vogliamo imparare a Oberforte o per amore. Dunque, questa esperienza che c'è venuta da regia o da pedagogia ci hanno chiamato per metterla a pro di queste idee che diranno di unire una lingua e ci vogliono imparare un'altra. E se studio d'ore, li vagino in corso in arabo e l'altro in portoghese. E mi trovo da sai che Mohamed Idrissi, che aveva il calligrafo, di un tipo magnifico, e mi ho sempre lavorato nel sospiro di... c'è qualcosa di universale in una lingua e in parlandola imparo qualcosa dell'uomo e dell'universale che posso trasmettere a un altro uomo che viene d'altro ed è sempre per andare contro la silè di usura. Una lingua di apertura, non è mica di usura. Ha i dritti come gli altri, ha gli stessi dritti. Può morire, sicuro, può morire. Se non ha mica tutto la traccia dell'istituzione, può morire. Ma... la lingua permet à nous tous les mêmes valeurs. Économiquement, nous n'avons pas de valeurs. Oggi, ce qu'on se vend de mille, nous n'avons pas de valeurs. Mais nous avons dit que tout ce qui a un valeur et peut être, comme je dirais, d'ordine spirituel. Nous ne sommes pas casés la parole, mais il y a quelque chose dans la lingua qui nous alza dans la poésie, nous alza à un autre niveau. Et l'a dit aussi Philippe Jacotet. Voulez rire avec Philippe Jacotet dans ta image, quand tu es sur le Rigiro, parle de l'Adia, de Varoni, de Urano. Alors, à ces bigayens, en GIE, parle des imprès du Bassadou, et l'Adia, et Woy, et Audrib, et Cosazo. Mais quand tu as dit de Jacotet, qui est un poète qui est mort la semaine scorsa, et qui est Switzer, qui a traduit Robert Musil, l'homme sans qualité, Katralut Oderlin, Katralut René Mararilke, à sa manière de se bouer, pour passer de n'importe quelle langue, et parce qu'elle est poète, qu'elle est traduite et poésie de l'autre. Vous voyez que la poésie, qui a déjà nous permis de vannacher et corriger, ci ha dato sous offre, a me mi pare, comme l'a dit Soudoué, ou peut-être c'est tout différent, ci ha dato sous offre, di lì, à ma langue, a una piazza, a bosso, all'ubra,
pour s'exprimer les stesses sentiments que tout est en train de tout avoir. Et donc, il y a eu ce contrat, surtout d'alors, comme il y a eu ce contrat d'une poétesse qui est morte avant des onades, hein, et qui est une poétesse de Porto Rico. Alors, on ne sait plus son nom. Mais imagine, c'est un peu vieux, mais c'est un peu mar, c'est sempre la même chose, mais exprime le statut de la onde de ces pays, de nous, où est le statut de la onde, il n'y a encore rien de chaud. Il y a quelques bouleversements à revista. Tout ce monde qui s'est abattu à nous. Dire un mondo di speranza, eh? Enfin, per me. Salute, mi chiamo Claudia e secondo a voi tre, chi c'è un rapporto di una lingua? Oggi, ieri? Sempre, in un generale. Beh, un rapporto di una lingua... Per il corso, bon, dopo si dipende di che generazione si, io vedo un percorso a me, io come penso oggi, come l'ha detto Maria Inu, Simona, delle famiglie che parlavano il corso. Ma io mi ricordo che da un giorno che sono andata a scuola, 5 anni, a un corso preparatorio in un paese con i miei fratelli, a mia mamma ha sentito sempre un cavo a dire ai miei fratelli parla dei francesi, ha zidella che andava a scuola. Dunque, le donne ci uliano di più che l'uomo che le parli in francese per avere una situazione, per non essere mica trattate da paesane. Perché, attenzione, qui non siamo anche dei riacquisti, siamo assorti da Iavera, dunque... Il francese era la promozione sociale e non si parlava né di lingua corsa, il corso parlava, non si diceva usa naturale, ma a Sobrimura diceva che i sovioli non parlano il francese. Dopo noi siamo cresciuti, i maschi sempre parlando corso e io parlando francese, le viene un petit canard, e giunta in liceo, io dico qui di noi chi... Sotto l'influenza di un mio professore, il corso, Iago ha capito che parlava a corso e che parlava a corso e che mi sono detta, ma come sarà che parlo più corso? Posto che qui, di studiare più qui, di studiare più qui, si parla il corso, si va a fare in corso, si parla in lingua corsa, ha scoperto la letteratura corsa. Dunque... Qui mi sono detta, bon, ben, allora il corso sarà una lingua come l'altra. E qui ho avuto la scienza, in degli anni 70, a dire il sveglio di seconda scienza e dunque dopo ho filato, come voi sapete, con la mia lingua piccola, ma lui è lingua, ma questo corso che dice una lingua che riscubria, ma di un'altra maniera, con il lato di letteratura, con il lato di musica, di poesia, dunque una lingua alta, in fin di conto, mica solo una lingua per dire salute, passami il bene o dammi l'acqua. Una lingua che si trascinava come tutte le altre lingue, tutte le maniere di dire, che le siano per il quotidiano o che le siano per esprimere letteratura o tutto ciò che può essere. Ecco, e dunque qui piano piano ho avuto coscienza e poi dopo la mia vita si è fatta in giro la lingua corsa perché chi dirà come una missione per me di continuare così. Allora, se posso rispondere alla questione, io appena sfarante perché ho guidato a Corsica a 8 anni. Dunque un mondo era di montagna, di alta montagna, un mondo agropastorale, come si dice, e mi ritrovo in Parigi, faccio tutti i miei studi in Parigi. Dunque, hai due mondi, hai un mondo della scuola, che mi piace assai, letteratura francese, mi piace, ma in casa non parlavo del corso e mio parente non fregavamo del corso. L'associazione dei corsi di Nio, l'associazione d'Ava, tutti la soggi. Dunque, hai due mondi. E Marbili amica che mancava qualcosa, un equilibrio fra i due mondi. E quando mi ritrovo con l'intera e con tutta la squadra, per me la lingua era una riconquista della mia identità. Perché
Bon, so di lui cultura e questa so, ma a mo identità profonda dire a questa. E di scrittura, sabia barla, ma sabia mica di Dios. Come va? E rientro in corso, che è nel 64, e Giulia parla appena corso, come comincia a cantare, tutto ça, ma dopo Giulia scrive, Giulia legge, non sapeva né scrivere né legge. Dunque, Giulia intera e tutta la squadra abbiamo imparato a scrivere e a legge. E ad un esempio della Mosurella, che è stata di più in corso, sapeva parla, meglio che me, non ha mai bussato legge, diciamo, leggimi. Perché noi siamo stati insegnanti, abbiamo il suo bisogno. Ella un po' di amica legge, e portanto di dire la lingua. Per dire che ogni esperienza è sfarente. E assai è sfarente, perché a Mosurella che è dato adolescente, dunque era già maior. Ma no, dice, no, non posso dire, un po' di amica legge. Quando lui andava a reggiro, e si trova che dire amica che domenica Antonio Gironi, mi ci trovavamo in Parigi di ella, ah no, non posso dire. Non ha mai bussato legge, per dire che c'è tutto un lavoro, se non c'è mica una ricerca personale, una gerca di già radio, più che ricerca, una gerca. Sapete che è una gerca in corso. Yeah. Dunque, è una gerca, la quête in francese, se volete. E io direi una gerca di identità, sicura, perché in francese io scrivo ciulato come specie di imitazione, di bue, di come facciamo sempre. Dice in francese di verdi o mirliton, ils abbiamo va. Ma dire per me di ritrovare la mia identità vera. Ed è veramente quello che mi ha aiutato a vivere a fare ciò che so. Rosemary? Allora, per me, da mia famiglia, babbo, dunque, c'è avuto tardi, c'è avuto 50 anni, e io sono da 55, dunque, con babbo, ci obbligava a parlare francese, dunque quando già iniziavamo a lei, diciamo obbligata a parlare il francese. A mia mamma, ella ci parlava corso naturalmente, e a mia mamma, che stava accanto a noi, era sorda e non parlava che corso. Dunque, di tutta maniera, in paese tutto il mondo parlava corso. E in scuola tutti i giorni parlavamo corso in ricreazio e dunque si vedeva di maniera naturale. Io sono nata in Sant'Ambrì a Godona, accanto a Cervion, e dunque bon, a Piazza di Ugorso, un paese era assai importante. Dunque abbiamo imparato il francese assai gubabu. Perché chi per lui dire una maniera di assicurarsi che i suoi figli vogliono va studi, se li vogliono avere un mestiere e parte a guadagnare la vita e scegliere i suoi stimi. Bon. Quando sono diventata mamma, che avevo dunque il mio primo figlio, e mi sono parenti che vogliamo fare la corsa, dunque tanto mi avevo senza nessun problema se messa per la corsa o a dire francese. E un giorno Pasquale l'ha detto, ma come è che qua ho la viola? Hai sempre parlato francese e che con questo violino mi pare naturale parla corso. E tanto la risposta, un violino ai due varanti insegnanti, non mica bisogno di me, e imparare francese. Dunque io a li posso parlare corso. Ecco, dunque dirà, una beura per i nostri parenti, come siamo mica riesci a nostra vita, perché chi per lui era il figlio di un paese e un beriano mica sempre come lo si buia continua a campare. Ecco. Dunque, per me è stata una scelta di parlare forse in violi, ma voglio comunque precisare che a mia mamma, quando eravamo all'età di imparare a legge, quando ha usato più legge in francese, ha sortito dei libri di poesia, non da Udren, non da Farisi, e tutte le sere, come fratello, ci vedeva legge in corso. E di lei, che ci ha imparato a legge in corso. Dunque, non ha mai imparato corso a scuola, io. Ma diamo, mamma, che mi ha imparato a legge. Ecco.
Donc, pour l'idée, oui, on a du mal à oudre l'issénament ou du ours. Toutes les occasions parades, donc, vous l'avez en parade à Dibermé. Allez, dire au ours, dans la parade ou à la maman. Allez, dire au ours. À mai, à un moment donné, tu as en parade, allez, dire au ours, à perte d'aveil. Baba! Ah, quel lion! Qui chante? Qui chante? Donc, la maman era plus jeune que moi, vous direz, nada pour vous voir une binti. Et pour elle, à ce près, à Oudou, à stai attaquement à son lingua, et puis au violin, à sempre broadou, à pour Oudou Bouet, à transmettre tout ce qu'elle a bien. D'accord. Alors, abbiate la condizione di Aona è un tema assai presente in nostra opera literaria. Secondo voi, c'è stata un'evoluzione di figura femminile corsa? Qui si sont mettent à scrire canzoni, enfin on l'a dit à tous les noms, mais et puis c'est pour aider comme Sonia Moretti, comme tous ceux qui font ça. Il est difficile de répondre à l'âge, mais à viure di Aluna, di un'immagine, che vuol dire. Alors, se c'est une immagine, mi piace mica. Si mi mica immagine l'une, hein? Rivengo sempre a moi faire. Non, ma penso che è la olerine del destro. Ah, andeu desto. A viura e a ona andeu desto liderario. Una di mica troppo per risposta. Penso anche che tu... No, ma Giuliari è un'opera critica per Belegue. Posso mica rispondere a questa questione perché è difficile. Giuliari è un studiante come voi, quando sarà un dottorato, faccia un dottorato, non a viura di Aluna andeu poesia. Per bere, come lei sa piazza, è difficile rispondere a l'altro. Io... No, una minuta, io bardo. Pure i moscritti... Bon, c'è un nome che dice che sono una luna. Ma pure dopo questa poesia, non sapete mica che è una luna. Se bo, piattate il nome di Laudore, abbiamo su Ledia. Ma sotto e suda. Ah, sotto e suda, allora sotto e suda. E questa... suda, è la poesia, di Alona, be Alona. Ah, questo tessuto è obbligato a dirla, ma azzarano la gila negra di stesso. Ah, questo tessuto, a godicide? E aggiungo un allora, non l'avevo mica legge, eh? No, legge, la legge. È buono su legge, ma è di un male, eh? È di una cosa che parla di naso. Boligo la legge. Questo tessuto di rosso. Rosso stracciato di aginta rossiccia in tinta di usulore zitembrino di tutte zighere. Sotto il suda di verde, verde di un mandile verdogno, stretto a collo berestrale di strazio di tutte viliere. Sotto il suda di turchino di un scuzzale scolorido, cugido e rigugido da mano stroppia, gremio di stanto stanco di tutte guliere. Sotto suda di negro, di rubacce negre, indolorite dai doli doppi di tutte l'angonie. Sotto suda di giallo, da gamigiola ingiallida, frustata dall'innamorata ardida, dai stonde d'amore all'orlo di tutte zaziere. Sotto suda di bianco dell'insole sbiancate, albariade e balcade dai mamane manesche, cuglidore mude, di sogni di tutte esuminere. Sicura di que, amo identità. Si può mica... Un passo manco a qui l'ha scritta io. Eh beh, ma che è magnifica, già. Sicura che è femminile. Anche se la vage... se la cerca tutte le immagini di suo mondo passato, è Odinka. E va dire come è Odinka. Un giorno ha un mail di un alunno, si chiama, non so più il suo nome, Adrien,
vous en nommez votre famille Adrien, mais nous demandons en français, et pourriez-vous m'autoriser, j'ai déjà fait une traduction, j'ai mis en musique votre... J'ai trouvé sur Internet votre poème, les manies, où je la traduite en français, et la messe en musique. Veramente. Ma aspettava mai 50 anni dopo. Ma io non l'avevo fatto niente. No, la mia amica qui, la mia casa. Non mi aspettava mai che qualcuno si abolisse tia mamma da un so due, non so mica dove sta, c'è un indirizzo provinciale, e di veramente maniche. E lei ha messo in ospedale, faccio ospedale con la poesia. Ma io rivengo all'universale, perché una luna, quasi 50 anni dopo, perché... E io sono entrata nel 78 a Reggio e oggi siamo in 20. 21. In 21, al momento è 50 anni. Dunque 50 anni fa, di qui che mi pare che la poesia di Reggio, che vengo sempre a Reggio, ci ha dato una via e ci ha dato veramente una forza, diremmo. Ma di bella che qui, quando tu leggi oggi, non pensi mai che è stato scritto 50 anni fa. E no. E assai odinco. E a mente a tutte, è varietà tra virgolette, ma tutte le condizioni di la donna. Da mamma, innamorata, zidella. Ah oui, dunque, è intemporale questa poesia. È intemporale. Vi voulez vous demander si vous pouvez constater une différence entre la création féminine, une langue courte, et la création masculine, une fête de forme et de thèmes et de fluence. La réponse est simple, de mettre la biaise de l'autre. Je pense que chacun a sa vie. Ça serait difficile, je vous l'ai dit par là, pour... I bue da maschile, perché so a Eli di Barla, non posso mica portare un giuramento non da Eli, né... c'è assai, non so mica se la gente francese è in corso, virilità, le canzoni di Lomi, sa virilità che in più in corso, di messa sempre non sa tutto, di importante, che forse una qualità di certe certi luoghi, a certi momenti, ma che può essere una qualità di noi che non diventa questa virilità. Nel rimo è un stato di donne, questa virilità che può essere artificiale, perché l'hanno ricevuta da una società che l'ha messa all'onore sempre. Può essere tutto ciò che dico di può essere, perché ci vorrei domandare a lei. E mi pare che a Luna enfin, parlo di me, semplicemente, di una cerca d'altre cose, di una cerca di più armonia, mi pare a me. Enfin, può essere che di l'età che va a che comincia ad avere appena esabiezza, può essere, perché quando avevi amica quando era giovane, mi posso dire che quando era giovane ha passato tempo a fare altre cose che poesia. Ma è difficile per parlare per l'altro, difficile. Ben due oggi d'accordo, ça può essere, dico ben può essere, ma se bardo ciò che lo scrive Bernardino, non è mica vero ciò che dico, può essere d'altri. È qualcosa di assai sfarante, mi pare, secondo l'uomo, secondo le canzoni di Elivage, no, bon. Après, dopo c'è le canzoni di Jaremo, come in francese, da Duiso, li due, se sono sempre gli stessi. Penso... Lirai tu desiste, ma bon. No, io penso che si dipende. Bon, tu parli di canzone, ma in da poesia in generale si dipende i temi sobari, che la sia poesia maschile o femminile. Guardiamo, se non abbiamo riacquisto, i temi diranno assai politici, certe volte. Diranno dopo e lui da poesia con temi di più assai universali. Quando tu pigli il giro, che tu pigli i temi universali, la vigilia, l'ugia, non so, sono poesie che possono essere scritte da n'importa quale e n'importa due. E dirà questo lo scopo di un programma di settanteschi. Dunque, si sono aperti a questa poesia qui e penso che ci hanno acquistato assai. E io penso che un poeta come Fusine
fusina o un pue da gumudier con metier, non so manca appena de virilità di espressione, manca appena. E io so metto musica e poesia e gumudier perché chi è bo subia a conto mio, perché è risento, in conto donna. Ecco, dunque, allora, si dipende quale scrive, quando scrive, chi tema sceglie, ma più va e più a margine di salona e anche messa in avanti, ma di ogni maniera. Quando si bobbia da Gambini che canta Corsican Beauty, di un'altra margine di salona e un denuncio di certe... certi affari da suggerire. Dunque, penso che oggi la poesia è assai uaria, assai zeppa, assai aperta, e che li siano uomini o donne, si biano un conto tutti i temi importanti di Alida. Un uomo può parlare di una donna e ne può parlare bene. La femme è l'avvenire dell'uomo. Allora, io ho una questione per Patrizia Gadacega. Dunque, sappiamo che Botucade appare ci domini, ma si è più impegnato in scrittura, in musica o in teatro? Allora, mi piacciono i tre, assai. Per me è tutta creazione, dunque... E di bere chi è di questa generazione che ha imparato a scrivere appena giugando, posto che ha giugato da tempo a scritto. E dopo un mio percorso ha sciolto se lui è espressione di radio per fare una banda poesie che seriano solo poesie e canzoni che seriano scritte in un'altra maniera più a mani di canta. Ma vi dico un esempio: quando scrivo a Baie u Vogo chi lavora non ha le forme antiche di poesia occidentale, tutte le forme. Dunque, qui diranno forme che diranno dramandate dai troubadours, i menestrelli, i troadori. E non pensava mica a fare musica, non lavorava in queste forme qui per imparare, giusto appunto, come una telle di poesia, per imparare a saper scrivere, barrette le forme, per poi mi liberare. E dopo, quando il libro è stato finito, con l'idea di questa poesia, ho detto, ma qui c'è da fare canzone. Dunque, ho fatto un disco. Dunque, qui passiamo da un libro a un disco. E così ho fatto con la rete anche di Diagmutiera, dimettimo. Dunque, ma il viaggio direttamente quando scrivo, quando canto, e per me c'è una lea proprio tra poesia e canto, questa di così. E il teatro è un'espressione di noi che mi permette di inserire parecchie espressioni, come quando abbiamo Bella Ciao con Orlando Furioso. C'è canto, c'è video, c'è musica, c'è espressione teatrale, gli stessi abbiamo Sentinelli, dunque io sono qui come comediana, ma di noi come cantarina, dunque... Sono di un mio e mi piace assai tutto questo. Se io sceglie un po' eria. Ringraziabi. Ad un'ultima domanda per Lucia Zantucci. Allora. In nostre opere impiegate assai a tempo tradizionale e moderno. Come puoi spiegare questa scelta? Mi pare che è difficile, voglio dire, rispondere, ma alla broa risponde cercando... ciò che mi pare tradizionale e ciò che mi pare più moderno, tra rete, come leggiamo alla televisione. Vengo di una cultura di montagna con pastorale e sono stata fino a 8 anni, tutta la lingua che ho inteso, non parlavo che dico. Dopo c'è un pensamento, l'idea, passiamo da poesia per l'immagine, per la struttura, per il ritmo, per la liderazione, questi affari che sono venuti dalla poesia moderna. Dunque, penso che la cultura che abbiamo ricevuto, se non era in inglese, se a Corsica era in inglese, abbiamo una cultura di poesia inglese, se a Corsica era stata araba,
Ayem una cultura da poesia du Ligesi Musee, gul di l'Arabi. Di tutta sa cultura, un'amica è la statuto istituzionale che abbiamo piato, che abbiamo ingullito, che abbiamo digerito e che risorte. Anche non volevamo mica. Dunque, anche l'immagine delle parete ultra tradizionali e anche i ritmi, dopo c'è tutto ciò che abbiamo ricevuto e tutto ciò che dopo fa ciò che abbiamo c'è un piacere, prima c'è un'emozione, c'è una specie di gombuglio quando si scrive, enfin, io uso, è così, c'è un'emozione forte, c'è qualcosa che mi ha dato un'emozione, dopo c'è un gombuglio, c'è come rompidura e dopo c'è la rimette in ordine. E questi mi pare, guardando i miei scritti, che io trovo un'altra forma di rimette in ordine e gli sentimi e l'emozione. E ha ragione di noi, perché ce l'ha ragione. E dopo, quando abbiamo scritto, abbiamo trovato la scrittura scritta a mano, c'è parecchie correzioni, ci sono sbagli, che mi piace mica, che mi piace. Bon, ci sono chi sono venuti da Berella, ma ci sono chi sono un lavoro. Perché si sente che come la musica, penso che tu chi scrivi la musica, stanno non va mica. Mi pare che qui andrà meglio, poi ricominci. E poi quando tu hai cantato tre volte, hai ricominciato. Così si va. Ma penso che l'idea di Sébastien Queneau di fare una critica di tutte queste poesie sarebbe un bene, perché noi, gli scrittori, abbiamo fatto ciò che abbiamo fatto, è fatto. Di come è stampato, non mi arriva a nessuno. Invece che una critica, potrebbe bene a arricchire il lavoro che l'ha fatto Riggio. Alors, du doux et doux monde de Patrice Gattagig. Le. Mine ou l'aide. Alors, prima, quelle est cette idée, Mileia, in cui Zouge Daodink, qui bibia gerebbe nous asfruta? Alors, cosplutto, piuttosto, idée, Mileia, gua Zouge Daodink, so, giusto appunto, posto che non ne parlemo, quello di Adonna e di diritti di Adonna. Ha già scritto Boguva un conto per un gruppo che mi ha domandato di scrivere una canzone a Nantastu de Magui, ma ne ha già cantato anche io, particolarmente quello di Iago Mugier, Dolce Settembre, che dice dunque Dolce Settembre, che è stata una militante che è stata donna a Parigi nell'anno 80, dunque questa mattina di una donna ghillotta. E poi abbiamo scritto di non dei modischi fatti da me, poesie che abbiamo scritto che si chiama Anche Oso, so come te, dunque di una specie di specchio di una donna e di e Dio. E poi abbiamo scritto tante, ma di noi tutti i problemi che sono lì a Guazugeda, i problemi che possono essere questione universale. Ma di noi affari che possono essere semplici, come la natura, come la morte, come bon, i temi maggiori di poesia, l'amicizia, ecco, a Gorsi, Galisola, voilà. A ringraziarvi. E a seconda, a vostra scrittura è assai aperta nanta al mondo, aiku, a canzone nanta Istanbul. Come è venuta Sarah mai mischia cultura gorsa e cultura o paesaggi d'altro? Perché chi arriviamo da un principio, perché chi non siamo mica iantegiose, perché chi la cultura e la lingua gorsa sono aperte nanta a Gorsi e nanta al mondo. A me mi piace a Biagia, mi piace a Scontradiente, mi piace in altre lingue. So bui a parla tutte le lingue di un mondo, mi piacerei assai. E quando ando in un paese, sto assente di noi. Ha giusto a fare, di sta assente come li parlano, sta assente le lingue. E poi Vidia, e poi Scontradiente, dunque un modisco che tu parli di giusto appunto a menta su Iagio, o Iagio un altro e niente d'altro. E ha giovato, ha consacrato tutto un disco a parlare di altri. E poi, dopo cosa mi hai domandato? Appartenente a un mondo, per via, a Ghi, un mondo, siamo tutti violisti, un mondo,
e un simu gorsisi, ma simu rinu cittadini di un mondo sano, e dunque siamo tutti fratelli, ecco, ciò che volia lì. E parliamo di noi ici, ma parliamo anche di l'altro, e parliamo di ciò che noi vogliamo fan comune, baladi fan comune, baladi costruisce un mondo di base, costruisce una pianeta pulita, costruisce un mondo che per Bourlet sarà un mondo sempre più bello. Ecco, penso che l'artista è un brama di tutto questo, e quando tu scrivi, di sempre questa specie di pensamento qui, di voler andare sempre per di un mondo e una società che le sia sempre più belle. Ecco. Posso aggiungere qualcosa? Quando Patrizia ha voluto presentare l'Aiku, mi dice, presento l'Aiku all'Alborea, ha detto, ma è un nuovo paese, un piccolo paese, c'è una giapponese. La dialumanda di traduce in giapponese e do haiku. E così è. La mia amica si chiama Yoko, è venuta all'Albore, non è all'Albore, è un centro culturale, in Bastia, e quando è lì sulle poesie, dopo Yoko l'ha detto in giapponese. Ma è veramente una meraviglia di sapere che è la nostra lingua, Chuga Yuga, non scorno di un mondo, come la già canzona, che dimo un sanduele su Baisolo, e bien, il y a una giapponese che ritrova lo spirito di l'haïku attraverso la nostra lingua. Grazie a Patrizia. Dunque, i miei haïku sono tradotti anche in giapponese, c'è un libro. E giusto appunto, è per via Ilugia che ti dico do paese, ma è stato un incontro meraviglioso, perché n'abbiamo parlato, perché l'haïku è speciale, sapete, io ho scritto haïku tradizionali, baladi, una forma corta, 93 versi, 5-7-5, con una nota di stagione. Ma mi ha imparato Yoko che i giapponesi avevano un librone di nota di stagione. Dunque, quando li dicono uatu significa l'inverno. Quando voi dite, non so mica, può significare l'inverno in varie maniere, uvredo, godro, uato, perché uato va a mettere in due carmini. E l'affare di uato mi è stato preso perché chi aveva scritto un haiku con un gatto dentro, ma un gatto che simbolizzava piuttosto uerano. Mi ha detto, ma no, uato è l'inverno, perché noi nel nostro libro di no dei stagioni, uato simbolizza l'inverno. Dunque, abbiamo parlato anche qui. Ma è stato proprio un onore per me, e proprio un bel affare da me. E allora, sul libro stampato in giapponese, è stato utilizzato dopo da un consiglio generale di Bastia, che ricevì una delegazione di giapponesi che venivano a Fonso che in Corsica, e non avevano fatto stampare un ebog per dargli sul libro di haiku corsi giapponesi. Ecco. Allora, io ho una domanda per Rosa Maria Ottavi. Dunque, mi piacerebbe sapere come vede la bene della lingua corsa in una società d'oggi. Allora, la bene spero che lo sarà bello e che lo saprà di più in più. Bon, quando abbiamo cominciato a insegnare, siamo stati quasi i primi a avere il coraggio di insegnare in corso, e negli anni 78-80, in San Giuliano, diramo tre maestri e all'epoca facciamo corso francese e inglese con una americana che veniva qui. Per me, impara la nostra lingua di un piede di sicuro, ma di un dovere di trasmetterla, e di va chi impara in corso sia una maniera naturale d'imparare, ma mica che d'imparare la lingua, d'imparare in lingua. Baladi, puis andare a scuola e fare matematica, a fisica, a geografia, a storia, e di bue avere accesso a una chance universale
in da nostra lingua. Per me, bon, o fatto che il bilinguismo si è sviluppato e che ha l'obbligo l'immersione comincia a pia in le scuole moderne, per me è una speranza maggiore. E spero che i miei violini si vorranno spanare in una società corsa e poi campare vita e fa che i omicidi li permettano di obrare la vita quotidiana. Se vi tocca scegliere un solo soggetto in la letteratura, quale sarebbe? Un solo soggetto? Sì. Yeah. Un tema? Sarebbe a vita. A vita. Per me, a libertà. A libertà. A libertà di usare un subito ampio. Libertà dell'individuo, a libertà di boboli, a libertà di essere, di costruire un mondo. Allora, per me, un soggetto maggiore sarebbe il rispetto di una dura e fa come possiamo trasmettere i nostri ideali e un mondo a poco presso sano, perché chi, bon, Govido Uerimawa ci dà una lezione, ma dare da qui uglima, un problema di uglima e un problema di abolizione per me di un pensiero maior. Dunque, se vuoi scrivere, se sapessi scrivere, mi piacerebbe scrivere non da qui e non da libertà di libertà peone di cui aveva una piazza nella società moderna come l'uomo. Ecco, sarebbe un mio idema. Vi ringrazio. Lugia. Volevo porre una questione noi. Ah, e voi? Quale saria? Non ti udemo. Io mi piace un idema di un riacquisto. Appena il paese, tutto che mica idema di letteratura o cinque. Ecco. Allora, poi idrema anche a maggior parte di scrivani corsi hanno un rapporto in cui l'educazione pensa di chi sta a provvisionale e di approdi a creazione letteraria. Allora, l'educazione. Dirò un po' mistero. Allora, io guardo con appena di distanza, perché mi dico a tutte le risposte da José Da, e anche dicono, c'est l'éducation, ce la fa l'éducation. Allora, l'éducation è solo un bastamico, ce la di a che, con quale, e perché? Perché risponde sempre, ah, il y a l'éducation, il y a tout va. Abolizione, c'est l'éducation. Elone, l'éducation. A guerra, l'éducation. Oh, se così d'un paese, d'un giorno d'adore, l'éducation, con l'esempio del nazismo, c'era un'educazione, erano lugar di ideali. Subito che avete visto su film Le Ruban Blanc, il y a l'educazione delle regioni degli anni 30, non sono nazismo. A dire erano lugar di, c'era mica di. Dunque, quando si dice l'educazione, c'è sempre a di un l'educazione. A che? Se a libertà di pensamento, a libertà di andare di venire, a libertà di uso corpo, perché è importante per una luna, ma ce la di qual è Cavage? Se è un'istituzione sempre verticale per obbedisce, per me è nemico un'educazione. Se è un'educazione che pia in conto quello che è o più basso nella società per così la sapena, c'era un esempio, una luna dice. On a dit qu'alors, alors la journaliste dit oui, mais vous êtes, si vous donnez exemple, vous avez des idées, vous avez un peu de exemple, vous avez à l'école, à toutes les idées, et vous êtes disgraciés, à piano rito, à être elle-même, à trouver un travail, à être en harmonie avec le monde, mais qu'à seul, une alune, par exemple, un revenu, il est bien d'avoir un exemple, mais il est mieux d'avoir un système éducatif qui, elle, a. Un'educazione a tutti, per tutti, mica per solo una, insomma, mica come dire, elite in francese, in corso. Elite. Bon. Elite.
somic, hein? Bon, tu l'as révélé à tout ouvre quand des élèves éducation, hein? Et ou bien sous l'éducation, lesquels asient une course en français ou en portugais, dié fac ou né, ça asie a bien toute as autonomie, a bien pensa, hein? As manière à dire la vie, et qu'elle aussi pia à vagulta, dié empara. Bon, dié une phrase qui tout le monde impiègue, mais plutôt je te dis un contenu d'où dié avait au spire de l'emparer. Et dit bon les impres questions. Parce qu'on est l'occasion, on s'est bonné qu'à question, et pourquoi est-ce qu'il y a du boss sur la question, et pourquoi est-ce qu'il y a du boss sur la question, de se passer bien du questionnement, tout ce qu'il fait, je dis, c'est bien, et bien, pourquoi est-ce qu'on dit, j'habite tout à l'heure, j'habite de quoi, hein? Mais on a une question, et je parie qu'il répond, je te dis, bah, je sais, que mon pensement, ou bien cri, ou bien similaire, l'autonomie à l'essai. C'est tout beau, lì. Sempre andiamo un percorso. On a dû mica va tout studier corsi, tu va tout studier lingue étrangère. Donc, dopo, quand je suis bulta da qui et qui c'è roga per sui corsi, j'ai dit non, ma di quoi qui c'ho le govaci, di quoi a diava u corso perché chi amo lingua o io di nu insegna, sa di insegna qualcosa, poi insegniamo lingua. E poi mi gunicide, sapete che anche in corso con voi pro sempre a caccia ciò che l'uge di gradio in deu studiente. Bivaccio bruluge, bivaccio andante, qualcosa, forse che non è mai bruato, ma scrittura, e mi deva tu travai interessantissimi, cadio sempre. E dunque gli permette una lea interessante di noi. Perché noi siamo pedagoghi, ma se non siamo di noi, giusto appunto, creatori, o artisti, o poeti, hein, mettiamo qui a servizio di questa educazione, perché è la più bella cosa. Ecco. Allora, io penso di noi che il nostro mestiere ci ha aiutato a forse esprit mais di pas d'idée libre maman j'apporta d'arriver l'été puis fa passer un enseignement ou puis fa passer thème à toi et donc j'ai fait arriver l'été et force j'ai facilitado su travail quand elle a dit l'ugia sont tutti gli e du travaglia due benente più di dei giorni alla colta di idee straniere in Corsica in l'anni dunque due o sviluppo di la colta di famiglie straniere era permesso o dunque idee sono giunti dans in Corsica e un parlava non mica francese dunque c'è Bulsudo a imparare i maestri a ricevere in scuola, a formare maestri per imparare il francese e a rimesso in causa la nostra maniera d'imparare il francese per si dideli, ma di noi d'imparare il gorsu. E dunque dire a noi dideli che veniamo d'altro, ma che non erano mica né sordi, né dire a noi che abbiamo imparato. E ci ha fatto rivelare qui, quando la geologia, che lavoravamo con i maestri, dunque a Lebiga, l'elco portoghesi, maroccani, italiani, e tutto questo, facciamo giornate e ci scontravamo. E infatti ci ha permesso di mettere un ponte tra le nostre maniere di risante in giro al Mediterraneo. E ci siamo accorsi che abbiamo le stesse maniere di concepire, la famiglia e tutto questo. Dunque, abbiamo cambiato e assai, e questa apertura ci ha permesso di esprimere temi che diranno per tutti alla stessa importanza e dunque permetti un'apertura
penso che c'è la facilità di un insegnamento, c'è la facilità di un rapporto lui a creazione, mi pare. Dunque, se volevo sapere se c'è stato un tema o anche una poesia o un articolo di Rigiro che va marcato e perché? Allora, il che mi ha marcato a me è le due poesie, una di Giovanni Azepuvanchi, Viscos Mica. Urigiro e Viscos Mica. E Urigiro di... perché quella di Giovanni Azepuvanchi è veramente suante. Tutti i giorni, tutti i giorni, come debba dare l'informazione in come è visto straniero, come è visto immigrante, come è visto l'antisemitismo, come è visto l'islamofobia, tutto questo, dia una risposta e dire in avanzo in tutto il tempo. Vuol dire che ciò che c'è l'informazione in grossa odia c'è sempre stato. A paura dello straniero, è sfarante di me, mi bia mo piazza, mi bia mo bene. E lui si mette in tabella di Cesare e dice: dove è? Ogni tanto sono di lui, non è mica lui? No, quello di Giovanni. Aspetta, aspetta. No? No? Dice così, mo lascia rigiro a balissa, Patrizia. Di tanto in tanto so uiuleu, giuleu di l'esodo e giuleu di ritorno, ma non va tu sabiente in le merighe. So budiga di uiuleu in l'uintesimo circondo di Barigi, e mo ugne so firmade gli muri bianchi di Galcina e usangue di la mommanu. Solo iuleu, biu e testimoni ananta dara di lome. E sciù dalla mesterpa quando la nasce o mondo e nella sfiaculada di uvratempo manu diamado quando Dio, quando gane e quando omo. Ma lume bete tabernacolo, fido, ci dengo un sogno vecchio di limei l'altri iulei. Tant'altre volte so l'africano, so l'africano o più nero di l'Africa nere. So l'africano che canta a voce grossa gli gampi del Mississippi. So quello bastore sfilanciato, arritto di voi sempre alla piccia di limondi. So quello di Ezechie e quello di Adimpeste. So quello di Levoreste. So io l'esiliato antico e il vosco di gente bassi, ma suminato o antugativo. Africa, mamma di lumi, ovuna di zeguli abini e questo non mica come l'è scritto. Avuna di zeguli m'abini e mi svatuledia, allega a Turcinillo, e mi nesto mudo come tempo le strette d'Obervillier, in gudupade d'un montillone come spazzola in mano sull'africano, sull'arabo di due Renault che un giorno si ne voltò. Io che mi nascondo di sole vecchio, ma a lui ha spento fortuna. Sono l'arabo, che ne bosa a taglio di confine vano, e qui con me, a turchiade e nuligade, e bagianze mille di l'aliwa radigado. Strappa d'empo a longanda di le mie veste rigamade, e le cose continuade. A morte dà a faro dolce, due noi, arabi, ma nessun morte gentile, poscude insieme li mio gabi, l'alta contana è di seguire in tutti i lommi, forse l'udempo. Ecco, è quello che mi ha assai... che è stata per me una delle poesie preferite di Rigiro. Cosa è che va portato a scrivere in lingua corsa quando erate esiliata in continente e quali sono state le vostre influenze letterarie o pur anche linguistiche? Mi risposta appena, io ero a Parigi, dunque in 1974 avevo deciso di un mio amico un biglietto di ritorno, sono venuto in vacanze e avevo letto i miei parenti un torno più,
un tordu biu, un allumé cabillado o ietu. E a diau de la chance de ser d'un país uch, un due girant d'ascola, et tant de radija stuludrige, a du droit d'un travail usubido, et d'un país uch, c'est à dire 17 ans, et custi, a du cominciado a insegnare o corso di maniera appena artigianale, ce l'ha di. Dopo sono giunti i consiglieri pedagogici che mi hanno detto e mi hanno fatto stage e tutto questo. Dunque, è venuto per questo, come vi ho detto ancora, è l'esilio che mi ha dato la forza di una ricerca di identità e la scrittura di una risposta a questa ricerca di identità. Per reagire appena a ciò che Bob Benide dice, Rigiro è stata una rivista creata in Parigi e forse chi un'epoca d'autori, di filosofi, la settimana scorsa Renato Coti ci parlava di Jean Toussaint Desante che dice a lingua di Abele, di stessa maniera a filosofa, a linguista Barbara Cassin, linguista Barbara Cassin si interroga in un libro d'Anta Nostalgia, dice: quand donc est-on chez soi, quand on est accueilli soi-même, ses proches, et ça, ses langues. Comment donc reconnaît-on de bon son île comment donc reconnaît-on pour de bon son île? On la reconnaît, je crois, parce qu'on y est reconnu, c'est-à-dire qu'on y a son identité. Conto, je trouve, tu dis, d'avoir campé d'un continent, d'avoir campé de dire une course, il y a biburta di no a abida au monde qua australingua forse di no cu labidi qui vesti di australingua finalmente come lo dice donc Jean Toussaint Desante di forse a nostra belle. E un'altra questione appena antaque forse chi e di una questione pei du ya tempo per voi idre forse per gli studenti poi se chi a lebiga in degli anni 70 a nostra belle rabro a lingua e chi sarebbe odie a belle di gursi. Sarà sempre la lingua o sarà a strafare? Allora, per rispondere alla prima questione, è difficile. Bon, ha lu il suo libro di Barbara Cassin, al Gundoscoe, ha una posizione di Diasoia che rispetto a sai. Quando siamo di noi, quando siamo in sé, quando siamo... E io penso che due noi siamo, quando siamo in armonia con il mondo, con la natura, con le altre che sono in giro a noi, ma non basta mica, non basta mica, se noi siamo del nostro mondo, come dire, provando. Io sola posso essere in armonia, sola, un bel animo, mi campo, sono tranquilla, un certo animo, ma no, viviamo in un mondo. Il mondo ci chiama e dobbiamo avere certe risposte. Ci sbagliamo, le volte ci sbagliamo. Bon, come dico sempre, se ne era andata anche in raghidese, sono andata a Gui, sono di Gui. E a Mobile, come dice Radio, a Mobile, di un vento che soffia a Uliveccio, di un gallo, di un sole, di un roccia, di un ghiaccio d'inverno, in Iolo. Il y a tout ce qui est risant, les ans, les cinq ans, les ans, les ans, les rimors, le gusto de jouer mondio, ce qui est donc, c'est donc une bedra, c'est donc, se met la main d'un fiume, se met une druida. Bon, il y a tout ce qui est. Mais si rien n'est d'altro, mais je dis oui. Et donc, ma question est de dire à seconde. Rien de plus. In degli anni 70 ci pare che giusto appunto Abele era proprio a lingua. Ah, ciò che sarebbe oggi. E oggi, voilà, se la sempre la stessa piazza a lingua. Se la sempre la stessa piazza, per me sì, perché vi do un esempio veramente di nulla. L'ufficio di turismo è traccia di Rivan, di un mio paese. Et, comme il dit, mes flyers, un propagande, un bubligida, il y en a une tradition, une traduction, une 4-5 ans, il va. Et mal au mandat, on dirait, il y a un scompianto. Je ne capisco mica la lingua. Mi do che arriva tutto. Non sono mica sicura di me. Quel che sia l'altro, bufamé, ou gemé. Ma, questi,
de fare bene il nostro mondo con la nostra lingua, mica con qualcosa che di una specie di lingua tradotta a uso Google, eh? Andando in Google, vuole più di nulla. Dunque, due vati, c'è due vati mai, ma c'è due vati semplici di tutti i giorni, che sa lingua sia viva e che la legge sul nostro mondo, tale che come lui è, anche se lo vediamo bene, ma con una lingua spudica. Allora, guardi, a lei di rispondere, a te. Allora, prima domanda, fine, non mi ricordo più troppo, ma sono d'accordo, siamo di qui, siamo una di qui, o mica una di qui, ma abbiamo una lei, a gusto d'era, gusto bobo, lo gusto a lingua, e qui ci accordiamo forse de volte ci dico, mamma mia, oh, ma di andare, ma di stare là qualche luogo, e qui, perché a Gorsica di qui, hein, attrazione, repulsione, ma sappiamo, di l'amore che ci dà, e poi de volte c'è un'erba, di come un amante, ci ne vuole mandare, ma quando noi partiamo e che noi stiamo tanto tempo fuori, beh, a rama di andare, di disente l'odore quando noi giungiamo, di stadere, a Ghicile, di Avileta. Eh? Avileta è tutto un simbolo che mi pare assai bello, la raighera profonda, e qui non ci vuole vanunda, di così. Eh? Allora, a Belle, di quello che non abbiamo niente a Belle, mica solo la lingua, ma a terra, ma a Gomunuda, tutto questo bobolo qui, eh? Penso che negli anni 70 era piuttosto qui, terra bobolo, eh? Dunque nazione, terra e lingua, eh? Dunque dire qui, dire un insieme che fece a corpo e che ci portava a piccolo, e io, per tutto sempre tutto qui a piccolo, hein, e a esprimo della morte, e penso che la lingua e l'uida a piato una piazza in dell'università, studiamo la lingua, adramandemo, a scrivimo, c'è stato un epoca di progressiva, cioè ciò che non ramemo di sicuro di una una riconoscenza ufficiale di questa lingua che ci ha permesso di stabilirla e di essere proprio in accordo con tutto ciò che c'è, istituzione, eccetera. Ma dopo, l'amore della lingua non è mica istituzione che avvage. Eh? L'arte non è mica istituzione che avvage. Eh? Dunque, qui è per avere l'arnesi, ma cioè per me di aggregazione che dà succio a questa lingua, e penso che questa situazione giusto appunto di non riconoscenza della lingua ci impunta a fare bene, perché la lingua è lingua quantunque e nasce aggregazione e si spannano i creatori, dunque abbiamo sempre una massa da fare a dire e dimmole. Posso aggiungere qualcosa? Quando la parlava mi pensava a un filosofo giudeo che dice persona ha detto di la risa che dico proprio di l'uomo, e lui dice no, è mica due, è l'interpretazione che fa l'uomo, e dunque la lingua è un'interpretazione del mondo, e mi pare che è più importante di lì, della nostra lingua, l'interpretazione del mondo tale che si può vivere qui o altro, ma a lingua, cosa lingua qui? E giusto appunto per arrivare alla domanda di Giovanotto, prima quando l'ha detto se leggero un testo, bon, di sicuro questi due sono testi fondatori, d'altronde sono di Azzara. Azzara che era quantunque una piazza maio e appena filosofica ande urigiro. Ma io ho un ricordo appena di affettivo, perché io ho un tradenuto di una corrispondenza con Giacomo Vusina senza conoscerlo durante anni, perché chi dire un'ammirazione totale davanti a questo poeta, e lui mi scriveva ma Badrizzella, e io oh caro Giacomo Vusina, dunque è un corrispondente
corrisposto così durante. E mi mandava poesia. La prima poesia che lui mi ha mandato e che gli ho messo musica è stata a mia lingua. La mia lingua è di Bedre di Macchia. Perché non dice che tu dici? E io do dove vai i disegni, non ci descrive. E mi ricordo, io vado l'affiche su di grande, in cui la mia lingua è. Io vengo non da ce che la prima patria, la lingua di Araiga, la nostra terra, la nostra lingua. E la mise tanti diranno, militanti di la lingua e insegnanti diranno, assai militanti e que forse gawa se bolide. On a nous più, enfin, penso che gawa sono meno militanti che noi, ma sono nous più i mesi d'insegnare, più materiale, più di un'altra maniera di insegnare, penso. Ma per noi, a dare, a bobo, a lingua, a dire, on è tutto quello, dire un altro scopo di vita per un altro gamba. Dunque, per Iwan a che un corso abbia la stessa piazza da Zogeda, penso che è una piazza sicura da Zogeda, ma che la Iwan a Evami e mica solo a scuola a fare che un corso si sviluppi da Zogeda. Allora, per aver imparato un corso a centinare di Zideli e di maestri, vorrebbe ringraziare mi primo aggiunto era Murocchi e vorrebbe Riuan nanta una poesia che l'ha scritto Naso Seboaveride nanta Zoom Bui nanta un numero 26 Alexandra Jaffé che dirà una professore americana ha scritto una poesia che mi pare porta a penuccia idem agemo abordato oggi, perché scrivo un corso? A strangera so io. Scrivo un corso, mica be bisogno, mica be rindiadura. Non tocca a me, ma a lingua gorsa, o lingua gorsa, ti scrivo per amore. Ti scrivo a pena, magaro, perché ti parlo a penuccia. A cioccoligo li manca sempre, ou d'oust ou nadurale, qui riuane et qui sonne à Nantagartayanka. Allora, ti scriu, perché boiu ogni dento, saurisce ed obarole, boiu stalassante, boiu coiele, pigliale, tucale, pisale. Lascia le gasca, un fiume diforme, leggere, pisive, tonde, ciughe, longhe, dolce o dure. A oggi ed un'isola, un vento di udogore, ti scrivi o gorsu per amore. Bon, Alexandra è giunta qui in Corsica e ha imparato dunque la nostra lingua e ha fatto sempre un lavoro di universitaria, non ta erigere che non è la nostra lingua. Dunque, vorrei ringraziare tutti quelli che si interessano al corso, che sono mica corsi e che hanno adesso piazza la nostra lingua. Ecco. A ringraziare Rosa Maria per questo omaggio a Alexandra Jaffé, che è un conosciuto, che è passato assai tempo di noi all'università. Io vorrei ringraziare a Patrizia, a Luigi, a tutta la squadra di Centro Culturale Universitario, anche gli studenti che hanno lavorato con le poche questioni. E ci ritroviamo dopo, dunque, la settimana che viene con Giacomo Fusina, Patrizia, con Giacomo Thier e con Franci Beretti. Bravi! A ringraziarmi perché abbiamo da assai piacere a scontrarmi. Bravi Zideli, hein, de travail à deux, hein, si vous voulez, de studiado, hein, au rigir, hein.